Allora, lo so che è un casino l'audio perché sono in treno e qui è un treno un po' rumoroso. Vediamo se riusciamo a fare velocemente una zuppa, diciamo, light della domenica. Quali sono le cose più importanti che sono avvenute? Beh, insomma, riguardo al Covid, i giornali puntano, non so perché oggi si sono tutti fissati, la ripartenza dell'estate, dal Corriere della Sera, Repubblica, anche se Repubblica, rischio variante indiana, parlano dei rischi e comunque in realtà delle scelte politiche dell'Inghilterra che non sta aprendo tutto come dovrebbe. Però la cosa più bella e più divertente oggi è l'intervista che è realizzata sul Fatto Quotidiano, realizzato il Fatto Quotidiano a Vissani, perché dovete sapere che il nostro figliuolo ha deciso, non ha deciso, si è fatto sfuggire una foto proprio pubblicata dal Fatto in cui lui stava ospite ad un buffet al chiuso in una regione, mi sembra quella della Tesei, e da lì ne è nato un gran pasticcio, perché come sapete i buffet non si possono fare, al chiuso non si può mangiare, i ristoranti devono seguire delle regole molto precise. Allora, intervistato Vissani, un ristoratore che insomma non la manda a dire, beh, è stupendo, perché l'inizio dell'intervista è questo: l'immortacci sua è la prima cosa che dice Vissani all'intervistatore riguardo a figliuolo, perché dice: ma come? Ma noi ci avete chiuso, abbiamo tutte quante le nostre protezioni, possiamo fare tutte le cose che vogliamo, e quello lì, eccolo là il casino, e quello lì può invece farsi il suo buffet al chiuso, e quindi la polemica sulle chiusure vanno avanti. Poi ovviamente i giornali oggi affrontano molto il mea culpa, una grandissima colpa di Di Maio sul sindaco Uggetti, il sindaco di Lodi, che è stato martoriato prima e poi dopo, quando è stato assolto, dopo 5 anni, insomma, ci si accorge sia i grillini sia i leghisti che avevano esagerato. Travaglio dice: Di Maio ha fatto male a chiedere scusa, è l'unico che rimane della sua tesi. Tra l'altro anche ieri il Fatto continuava a dire che questo sindaco aveva ammesso le sue colpe, e dice: in realtà il sindaco ha confessato e quindi doveva continuare a mantenere la posizione di Maio, mentre, e aggiunge Travaglio, questo rende ridicola tutta la posizione. Beh, sull'Appendino, che è stata condannata 2 volte in primo grado, beh, lì la questione è molto diversa, perché è stata condannata 2 volte senza aver fatto niente. Quindi Di Maio sostiene che l'Appendino non ha fatto niente nonostante le 2 condanne, mentre il sindaco, che è stato assolto in appello essendo un reo confesso, non deve meritarsi le scuse di Di Maio. Questo è il codice di procedura penale qua fissato nel cervello, nei 2 neuroni di Travaglio, uno codice e l'altro penale. E devo dire, francamente, basta leggere questa roba qui per capire come in realtà quella base elettorale lì è quello che mi permette di scrivere oggi sul giornale. Cioè, questi chiedono il mea culpa, fanno il mea culpa, chiedono scusa, ma in realtà fuori verdi, dentro rossi, come si diceva un tempo per i comunisti, ma oggi si può dire per i garantisti e i giustizialisti. Veramente qualcuno di voi crede nella conversione giustizialista e nel garantista di questi signori? Io non ci credo. Il suo 24 ore titola su un tema fondamentale, cioè la questione del sostegni, tutti quei soldi che sono arrivati per recuperare e dare un po' di sostegno alle partite IVA e alle imprese. Beh, e ci sono 45 decreti attuativi che devono essere fatti. 45. Ciao Core, prima che arriveranno i sostegni. Libero punta sull'intesa, una nuova grande intesa tra Salvini e Cavaliere. Dice Sallusti: c'è un patto tra loro due per il futuro. Questo sostiene Libero, un patto per il futuro. In realtà questi si mettessero d'accordo, dico io, almeno a trovare i candidati per Lazio e per Roma e Milano, anche se su Milano mi sembra oggi sulla cronaca del giornale il presidente della farmindustria locale si avvicina a grandi passi alla presidenza. Vi segnalo un divertissement, prima che qua inizia tutto il casino sul treno, che è un pezzo di Cassese sul Sole 24 Ore ed è una recensione del libro di Wasserman, un professore dell'Alabama, un professore americano, che parla della scuola dei marginalisti. Sapete, quelli che mi stanno simpatici a me: Hayek, Menger, von Mises.
Beh, insomma, un racconto dall'America di questi marginalisti. Guardate, per il resto sui giornali c'è poco, niente, li ho letti con attenzione, purtroppo il treno non mi permette di fare una recensione più lunga della nostra zuppa di porro, ma intanto basta, anche perché questa sera faremo la zuppa serale, quella economica. Ciao!